Eccoci. Bene, io vi parlerò degli ingredienti della cucina rinascimentale frutta e verdura da Lucrezia Borgia a Raffaello. Sono due personaggi che sembra non abbiano nulla che spartire, perché Lucrezia Borgia sembra non abbiano nulla che spartire, perché Lucrezia Borgia era nata a Roma. Era cresciuta a Roma, però la maggior parte della sua breve vita l'ha trascorsa a Ferrara come duchessa, moglie di Alfonso I d'Este. Però ho trovato moglie di Alfonso I d'Este. Però ho trovato un collegamento tra queste due persone in un anno, il 1516, e nella forte vicinanza da parte sia di Raffaello che di Lucrezia alla frutta e alla verdura. Questo che vedete in questa prima slide è la Farnesina. Quindi parleremo un po' di Ferrara, un po' di Roma, un po' di Lucrezia Borgia e un po' di Raffaello e della sua bottega. Ecco, voi penserete che io abbia sbagliato presentazione. Invece era proprio quello che volevo farvi vedere. Oh, Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Questa è la copertina di un disco, un vinile, Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, uscito nel 1974. Ci vuole un fiore è la canzone che tutti conoscono, che tutti i bambini, da quelli nati negli anni 60, e le ultime due di questa, canzone. È un testo di Gianni Rodari, quindi una bellissima poesia, che si apre e si conclude dicendo che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Queste parole, secondo me, sono fondamentali. Queste parole, secondo me, sono fondamentali, per chiunque faccia ricerca e soprattutto anche per chi fa ricerca in ambito archeobotanico. Perché si studiano proprio le cose di ogni giorno, no? I semi, i resti vegetali, gli avanzi, cose di ogni giorno, no? I semi, i resti vegetali, gli avanzi dei grappoli d'uva, i gusci delle noci, i semini. Ed è esattamente questo, ci vuole una grande attenzione e una grande umiltà, anche nei confronti delle cose di ogni giorno. Bisogna apprendere. Anche nei confronti delle cose di ogni giorno. Bisogna apprendere a guardare e ad ascoltare le cose di ogni giorno. Bene, torniamo a noi e vediamo di chi vi voglio parlare. Lucrezia Borgia, ve la presento, mi sembra giusto farvi vedere quello che poteva essere. Borgia, ve la presento, mi sembra giusto farvi vedere quello che poteva essere veramente il suo aspetto, perché Lucrezia Borgia è una persona che è molto nota, ma poco conosciuta veramente per quella che era stata nella sua vita vera, insomma. L'immagine più grande è vita vera, insomma. L'immagine più grande è una lastra di argento incisa presso la chiesa di San Giorgio a Ferrara e rappresenta la duchessa Lucrezia che mostra, presenta il figlio Ercole a San Maurelio. San Maurelio è il patrono di Ferrara. Lucrezia è la dama al centro, la vediamo un po' grassottella, con questo visetto un po' rotondo, e questo bambino qui, Ercole, ed è il futuro secondo d'Este. Lucrezia la vediamo anche in questa medaglia commemorativa che risale al 1502, che è l'anno nel quale Lucrezia è arrivata a Ferrara. Lucrezia ha sposato Alfonso nel 1501 in dicembre, all'inizio di Ferrara, di festo trionfale nella città di Ferrara. È rimasta a Ferrara quindi dal 1502 fino al 1519, l'anno della sua morte. Purtroppo l'anno di celebrazioni dedicato a Lucrezia Borgia è stato un po' zoppicante, Borgia è stato un po' zoppicante perché il grosso delle celebrazioni dovevano svolgersi tra l'autunno del 2019 e la primavera del 2020, quindi la pandemia, insomma, ha un po' bloccato tutto questo processo di celebrazioni.
Lucrezia Borgia trascorreva processo di celebrazione. Lucrezia Borgia trascorreva moltissimo tempo, almeno 6-7 mesi all'anno, non a Ferrara. Adesso ho messo questa immagine, mi perdonerete perché ho capito che non tutti quelli che ci ascoltano sono di Ferrara, e quindi volevo farvi capire dove fosse. Tutti quelli che ci ascoltano sono di Ferrara, e quindi volevo farvi capire dove fosse Berriguardo. Questa è una banalissima immagine scaricata da Google. Ferrara è qui, la Delizia Estense di Berriguardo è qui, leggermente a sud-est di Ferrara, una quindicina. La mappa, questa è nella Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, il Ferrari Ducatus realizzato alla fine del 500, 1580. Qui metterò purtroppo, ecco, un orribile cerchiolino rosso. Questa è Ferrara e questo è il palazzo di Berriguardo. Io sono stato per molti mesi l'anno, quindi tutta la corte, il duca, la duchessa, tutti gli ufficiali, tutti i funzionari, gli amministratori e tutti i servi che erano necessari alla loro vita si trasferivano per più di metà dell'anno in questo meraviglioso palazzo che si trovava in una... non è propriamente Raffaello, in realtà si tratta di Agostino Chigi e Giovanni da Udine. Perché gli affreschi dei quali vi voglio parlare sono a Villa La Farnesina, ve la farò vedere tra un attimo, che è stata fatta costruire da Agostino Chigi il Magnifico nei primissimi anni, Agostino Chigi è il signore sulla destra, ha fatto costruire questa villa meravigliosa a Trastevere in via della Lungara di fronte alla sede dell'Accademia dei Lincei. Agostino Chigi era un banchiere ricchissimo, dice, dei Lincei. Agostino Chigi era un banchiere ricchissimo. Questa villa si apre su un giardino che doveva essere stupendo. La villa è stata progettata da Baldassarre Peruzzi, però le decorazioni interne e il giardino sono state invece pensate da Raffaello. Raffaello stesso doveva eseguire tutte le decorazioni pittoriche, tutti gli affreschi delle sale interne della villa, ma era troppo innamorato, così ci dicono proprio le cronache, ce lo dice il Vasari, era troppo innamorato, tanto che per riuscire a fargli dipingere Agostino Chigi aveva dovuto prendere all'interno della villa anche l'innamorata di Raffaello, altrimenti non avrebbe assolutamente combinato nulla. Per questo motivo gli affreschi non sono tutti di mano di Raffaello, ma c'è un contributo molto importante della sua bottega. Del resto nel Rinascimento si faceva così, molto spesso erano delineate dal maestro che controllava spesso e dava qualche tocco lui stesso al quadro, all'opera, però la maggior parte del lavoro veniva svolta dai suoi aiuti e dai suoi allievi. In questo caso i festoni vegetali progettati da Raffaello sono stati dipinti effettivamente da Giovanni da Udine, che è quest'altro signore che vedete sulla sinistra, in un'incisione tratta appunto dalle vite di Giorgio Vasari. Ecco, questa è Villa La Farnesina, adesso io l'ho visitata. Ecco, questa è Villa La Farnesina, adesso io l'ho visitata quando volevo confrontare questi due personaggi, sono riuscita ad andarci nel 2017 in occasione di una mostra importante sul restauro di questi affreschi. Gli affreschi che ci interessano sono all'interno del restauro di questi affreschi. Gli affreschi che ci interessano sono all'interno di questo loggiato al piano terreno. Come vedete è un loggiato che ha delle arcate che sono molto alte. L'interno del loggiato è questo ed è veramente bellissimo. Nelle lunette e in tutte queste parti dell'affresco sono raffigurati gli episodi del mito di Amore Psiche. E sono tutti circondati, incorniciati da questi festoni vegetali nei quali sono raffigurati più di 170 varietà di frutta e verdura. Ora intendo nel 1516, è questo l'anno che unisce Lucrezia Borgia e Raffaello e la realizzazione di questo affresco.
Ecco, questo a fine 2015-2017 è stata fatta un'analisi molto attenta, floristica di tutte le parti vegetali, l'ha curata Giulia Caneva, dell'università di una, dell adesso non mi ricordo in quale università di Roma insegni, e poi sono stati studiati accuratamente anche tutti i pigmenti utilizzati. Bene, adesso che io vi ho presentato i protagonisti e vi ho spiegato dove vivevano, torniamo indietro un attimo e riparliamo di Lucrezia Borgia. Faremo una specie di percorso parallelo di queste due realtà, una Ferrara e una Roma. Lucrezia Borgia, quindi dicevamo, no, nelle campagne, in questo meraviglioso e ricchissimo palazzo con delle decorazioni pittoriche straordinarie, la cappella era affrescata da Cosme Tura, era invidiato e noto per riguardo da tutti i regnanti europei. Sembra anzi che la costruzione era iniziata molto prima, nel 400, sembra che anche fosse stata svolta lì una parte del concilio, poi detto concilio di Ferrara, quindi forse è stato ospitato anche il Papa in quel palazzo. Com'era il paesaggio ferrarese in questo periodo? Era un paesaggio ricchissimo d'acqua, infatti gli estensi, era un paesaggio ricchissimo d'acqua, infatti gli estensi hanno lottato per secoli con la necessità di bonificare i terreni, la necessità, la volontà, sia per necessità per renderle coltivabili, però anche per necessità per renderle coltivabili, però anche per poterli trasformare in pascoli per i loro cavalli, come tutti i regnanti europei, gli estensi, come del resto avveniva a Mantova, ma in tutti gli stati dell'Europa rinascimentale, allevare cavalli era una prerogativa. In tutti gli stati dell'Europa rinascimentale, allevare cavalli era una prerogativa delle famiglie più importanti. Allevare cavalli e andare a caccia. Quindi queste zone umide erano comunque molto frequentate e molto amate dalle famiglie d'este. E qui ho scelto proprio due immagini che sono di famiglie d'este. E qui ho scelto proprio due immagini che sono di ambito culturale ferrarese. Questa in alto è una miniatura d'Aldesfera, faceva parte della collezione dei manoscritti degli estensi, e in basso vediamo una scena di caccia sempre in un ambiente umido da Palazzo Schifanò. Una scena di caccia sempre in un ambiente umido da Palazzo Schifanoia. Erano terreni molto umidi che quindi avevano necessità di interventi di bonifica e di regimazione delle acque, una presenza molto, ma che è conosciuta, è nota ma non è conosciuta. Lucrezia Borgia durante i suoi anni a Ferrara era diventata un'imprenditrice agricola abilissima, aveva, iniziando personalmente, utilizzando il proprio patrimonio, il suo patrimonio personale, iniziato delle opere di bonifica, l'affitto dai contadini che risiedevano su quei poderi, e la stessa acquistava e poi rivendeva, non è la stessa personalmente, però insomma gestiva anche la trasformazione e la vendita dei prodotti dei suoi terreni, che andavano dalle produzioni padellino, poi la vendita dei tessuti, il grano, insomma la lana, era veramente molto attiva in questo ambito, quindi conosceva benissimo la realtà contadina che circondava per riguardo. Quelle sulla destra sono due bellissime miniature proprio della Bibbia di Borso d'Este. Quelle sulla destra sono due bellissime miniature proprio della Bibbia di Borso d'Este, riferite proprio alla coltivazione di grano. Però, come ho detto prima, era necessario una grande organizzazione e pianificazione del lavoro, era necessaria un'attività di dettaglio, cioè lo scavo, e pianificazione del lavoro, era necessaria un'attività di dettaglio, cioè lo scavo, la manutenzione, ma era necessaria sempre anche una visione d'insieme, quindi contemporaneamente un'attenzione sulla piccola e sulla grande scala. Questo, sempre dal manoscritto De Sfera, che è la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, forse è un'immagine di come potevano essere le campagne ferraresi alla fine del 400.
dei canali dove scorreva molta acqua e tra un canale e l'altro ovviamente i salici sul bordo dei canali che davano, avevano svariati utilizzi e dei prati molto fertili qui stanno mietendo, stanno tagliando il fieno. Tra l'altro con la stessa tecnologia, con la falce fienaia e la filatura della falce, lo stesso sistema che si usava in tutte le campagne emiliane fino a pochissimi decenni fa. Come immaginerete, due miniature della Ferrara Estense del 400 sono due fotografie, quella in alto scattata nel 1872, quella in basso non lo so, ma le ho inserite qui perché ci danno veramente l'idea di cosa poteva voler dire intraprendere, un'opera di bonifica dovendo fare ricorso esclusivamente al lavoro manuale. Qui siamo alla fine dell'Ottocento, ma la situazione era ancora la stessa, non ci sono macchine operatrici complesse, ci sono delle persone che con i loro badili, le loro carriole, scavano, scavano i canali, scavano oppure li puliscono periodicamente, insomma, perché se no i canali continuano a interrarsi, il fondo del canale risulta più alto della campagna circostante, quindi l'effetto di scolo naturale delle acque non c'è più. Vi vorrei fare un piccolo discorso, una piccola parentesi e la comincio con queste immagini. Queste sono attività che venivano svolte molto fra del Rinascimento. Anche queste sono immagini che non sono rinascimentali. Le due immagini in alto rappresentano dei cavallanti, sono delle fotografie di cavallanti al lavoro, cioè persone che guidavano, camminando sugli argini, guidavano dei cavalli. Che a loro volta trainavano con delle corde, le corde si vedono meno bene in questa, trainavano delle barche, questo cariche di merci, questo era il sistema meno faticoso per trasportare delle merci nella pianura padana. I cavallanti e i barcari, adesso i barcari li vedete nell'immagine sotto, questo è addirittura un quadro di Telemaco Signoriano attivo nella seconda metà dell'Ottocento. Qui si vede lo sforzo fatto dai barcari, i cavalli non ci sono, i barcari tirano direttamente con la forza delle loro spalle le barche, trascinandole sull'acqua nel canale. Questo rendeva più semplice l'idea di trasportare una quantità maggiore, un peso molto maggiore di merci in una volta sola, insomma. Queste attività sono tutte scomparse, diciamo, dopo la grande alluvione del 51. Quello è stato un momento forse di crisi, di riorganica, sono attività che sono scomparse. Ve le volevo ricordare perché fanno parte di un patrimonio che ha avuto una continuità fortissima dal Medioevo, perché abbiamo dei documenti, delle leggi medievali ferraresi che ci raccontano come esistessero. Era un importante magistrato che doveva vigilare sulla percorribilità degli argini in modo che i cavallanti e i barcari potessero svolgere il loro lavoro senza avere intralci. Era una cosa fondamentale per i commerci, per gli scambi di merci. Tutto questo mi è parso quasi anche il ricordo. È per questo che vi ho inserito questa fotografia. Il valore dell'eredità culturale. Vorrei ricordare, e poi dopo chiudiamo la parentesi, che il Parlamento italiano nel settembre del 2020 ha ratificato la Convenzione di Faro. La Convenzione di Faro era stata firmata appunto a Faro su iniziativa del Consiglio d'Europa nel 2005. È un documento molto importante perché ci spiega che cos'è l'eredità culturale, cioè è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori. Quindi è una cosa che valorizza anche il patrimonio immateriale, è una specie di compito, ma è anche una grandissima ricchezza. Per concludere però questa parentesi, vi faccio vedere questa foto, grandissima ricchezza. Per concludere però questa parentesi, vi faccio vedere questa foto.
che ho trovato casualmente quest'estate, frugando tra le immagini di Paul Scheuermeyer, un etnografo svizzero, che ha fotografato questo potatore nella campagna reatina all'inizio, l'1 aprile del 1900. Questo potatore nella campagna reatina all'inizio, l'1 aprile del 1925. Nella didascalia della foto ci spiega che questo signore indossava una specie di camiciona o di giacca di canapa o di lino bianca, che era o di giacca di canapa o di lino bianca, che era la tenuta da lavoro dei contadini, ma che ormai non la usava più nessuno. E siamo nel 1925. Notate che ha in mano un coltello, appeso alla cintura un pennato o podaglio alla scala di legno, e dietro c'è una vite. Appeso alla cintura un pennato o podaglio alla scala di legno, e dietro c'è una vite che lui si accinge a potare o a innestare, non lo so, e la vite è legata a un palo secco. Quando ho visto questa immagine mi è subito venuta in mente quest'altra, che è il mese di marzo di Francesco del Cossa, che è il mese di marzo di Francesco del Cossa dal Salone dei Mesi a Palazzo Schifanoia. Eccoci tornati a Ferrara. Il personaggio al centro di questa scena ha lo stesso abbigliamento e svolge le stesse operazioni del potatore che vedete nell'immagine a sinistra. Quindi dura le miniature, ma anche attraverso le fotografie d'epoca ci restituisce un patrimonio di tradizioni che è il nostro patrimonio culturale, che rischia di andare perduto e che comunque la Convenzione di Faro tenta di tutelare. Torniamo a Lucrezia era molto legata alla vita contadina, era un'imprenditrice agricola, sapeva esattamente il valore del lavoro nelle campagne e sapeva cosa se ne poteva ricavare. Questo è il palazzo dove lei viveva. Il palazzo purtroppo è stato dall'anno della devoluzione, il 1598, quando gli Estensi hanno dovuto lasciare Ferrara e hanno dovuto ritirarsi a Modena. Da quell'anno in poi Berriguardo ha vissuto decadimento progressivo che forse si sta cercando di arrestare adesso, addirittura è stato attivo, che forse si sta cercando di arrestare adesso, addirittura è stato utilizzato anche come cava di materiale da costruzione per palazzi in tutta Italia, anche in un castello in Veneto, non mi ricordo adesso dove, hanno riciclato in un castello in Veneto, non mi ricordo adesso dove, hanno riciclato un camino che veniva dal palazzo di Berriguardo. Questo quadrato che si vede intorno al palazzo era il perimetro dei giardini rinascimentali di Berriguardo. Qui non so se riuscite a vedere, c'è una vaga traccia del disegno geometrico di questo giardino. Questo è il disegno geometrico del giardino, è una mappa di fine Cinquecento, e i due edifici sono questi. Berriguardo adesso è così. Questa è una foto che ho fatto in febbraio, immediatamente prima del primo lockdown, in febbraio dell'anno scorso. Però attraverso queste strade che escono da Berriguardo si vede ancora che c'era un legame prospettico tra il palazzo e il territorio circostante. Dunque ci avviciniamo alla frutta e alla verdura un po' per gradi. La tavola della corte estense, questo meraviglioso soffitto è a Palazzo Costabili a Ferrara, detto anche Palazzo di Ludovico il Moro. Lo faccio sempre vedere perché è molto bello e ne vale assolutamente la pena. Ci dà un'immagine di quella che era la vita ci dà un'immagine di quella che era la vita nella corte rinascimentale di Ferrara, con quattro piccoli ma molto eleganti festoni di frutta e verdura che rappresentano la frutta e la verdura delle quattro diverse stagioni. Vediamo cortigiani, musicisti, dame, bellini, quattro diverse stagioni. Vediamo cortigiani, musicisti, dame bellissime, e tutti si affacciano con molto compiacimento. A me sembra quasi, ci sono anche le scimmiette, i puttini, gli strumenti musicali, le arpe, i tappeti. Mi sembra che questa magnificenza, in un certo sembra che questa magnificenza
in un certo senso non guardi noi, ma guardi se stessa, come se si specchiassero. E questo per dire che, adesso un po' alla volta ve lo spiegherò, io comincio a pensare che sia il momento di sfatare, pensiamo che la cultura della tavola, la corte estense, ma in tutte le corti italiane fosse un'arte raffinatissima, lo era sicuramente, ma ormai siamo portati a pensare che tutti i giorni facessero dei banchetti, mangiassero delle pietanze ricchissime, e avessero principi a pranzo e a cella della, diciamo, cultura della tavola della corte estense. Questo signore, Cristoforo da Messi Sbugo, si diceva fino a poco tempo fa Messi Sbugo, ma Patrizia Cremonini, la direttrice dell'archivio di Stato di Modena, ha trovato alcuni documenti dai quali sembra di Ventura, e che il suo cognome vada scritto così separato, Cristoforo da Messi Sbugo. Ci ha lasciato un'opera fondamentale, Banchetti, composizione di Vivande, apparecchio generale, che è uscito postumo, è uscito nel 1549, è uscito nel 1549, lui è morto nel 1548. Probabilmente è nato nel 1482 ed era quasi coetaneo di Lucrezia Borgia, perché Lucrezia Borgia era nata nel 1480. Ha avuto però, lui è stato più fortunato, ha avuto 1480, ha avuto però, lui è stato più fortunato, ha avuto una vita più lunga. L'immagine che ricaviamo dalla sua descrizione, allora, in questo volume, il volume si apre con un elenco di cose necessarie alla cucina, con un elenco di cose necessarie alla cucina e ai viaggi di un principe. Lui, quindi, il suo termine di paragone è molto alto, lui parla dei principi. Lui in realtà ha avuto una carriera luminosissima, alla fine è stato anche creato conte palatino, ha avuto una carriera luminosissima, alla fine è stato anche creato conte palatino dall'imperatore, quindi è stato ambasciatore anche, quindi ha svolto dei ruoli molto importanti all'interno della corte estense, non era solo un cuoco. Quindi quando lui parla del suo lavoro, lui l'ha sempre svolto a contatto con gli strati, lui parla del suo lavoro. Suo lavoro lui l'ha sempre svolto a contatto con gli strati più alti della nobiltà. Quindi il suo volume si apre con queste descrizioni di banchetti ricchissimi, dove c'era Ludovico Ariosto che faceva recitare le sue commedie, c'era Ruzzante che ballava e saltava, venivano eseguite le compositori rinascimentali più famosi di tutta Europa. Nella seconda metà del volume ci sono tutte le ricette per realizzare i piatti di questi banchetti. Questo volume ha avuto una grandissima fortuna, è stato ristampato in moltissime edizioni ed è proprio alla base anche di tutta la trattatistica mentale anche degli anni successivi. L'immagine che se ne ricava, se dovessimo solo basarci su documenti come questo, è un'immagine come quella che vediamo in questo bellissimo quadro di Carlo Bononi. È un quadro un po' tardo, Carlo Bononi è stato della scuola ferrarese. È comunque un artista ferrarese. Qui vediamo la conclusione di un pasto. Sulla tavola sono poste le frutta candite, come dicevano le frutta candite, i confetti, eccoli qua, i confettini rotondi, altri confetti di altra forma. E qui c'è anche la saliera, questo cubo rotondi, altri confetti di altra forma. E qui c'è anche la saliera, questo cubetto è una saliera d'argento. E queste dame stanno facendo un gesto che allora era ritenuto molto raffinato, si stanno pulendo i denti con uno stecco che non era di legno, non era uno stuzzicadenti, anzi era uno stuzzicadenti, ma era d'oro o d'argento. Non era di legno, non era uno stuzzicadenti, anzi era uno stuzzicadenti, ma era d'oro o d'argento. Un'altra immagine, ed è quella che tutti pensiamo ormai che sia la cultura della tavola alla corte estense, questo è un quadro di Benvenuto Tisi da Garofalo, Le nozze di Cana, realizzato nel 1531, quindi è lecito, a me piace pensare, io vi do la mia interpretazione, che questo anziano signore che dirige le operazioni come se fosse una guerra, no? Vediamo qua tutti i camerieri, ognuno di loro ha in mano una portata, e lui imperiosamente gli dice: portate a tavola queste cose, cene.
E questi due personaggi, siamo nel 1531, si erano appena svolte le nozze di Ercole, il futuro Ercole II d'Este e Renata di Francia. Ercole II d'Este è il bambino che all'inizio abbiamo visto per mano di sua madre Lucrezia Borgia, quindi è diventato grande. In queste cene principesche il livello era tale che, come dice Cristoforo da Mrs. Bunga in questo brano qui, da poi si portarono sopra la tavola figure grandi di zucchero, le quali significavano le forze d'Ercole, eccetera, eccetera, cioè delle statue di zucchero che raffiguravano le forze delle imprese di Ercole, le fatiche di Ercole, Ercole perché era il futuro duca. In un altro manoscritto di Cristoforo da Mrs. Bugo ci sono addirittura, in realtà è un libro di conti, insomma, che lui scriveva per appuntare a tutti i sono addirittura, in realtà è un libro di conti, insomma, che lui scriveva per appuntare a tutti i conti, le illustrazioni nelle pagine rimaste bianche le ha fatte Girolamo da Carpi, disegnando appunto le fatiche di Ercole. Quindi tutto lascia pensare che anche questa è una suggestione. Quindi tutto lascia pensare che anche questa è una suggestione, insomma, però che Girolamo da Carpi disegnasse queste figure che rappresentavano le fatiche di Ercole perché poi i cuochi le scolpissero nello zucchero per decorare queste tavole. Questo pare un'idea della magnificenza, una magnificenza però che, come vi ho detto prima, non era in realtà la vita quotidiana, insomma, era ben diversa. Eccoci qua con Lucrezia Borgia. Questo, torniamo all'anno da cui siamo partiti, l'anno in cui era Villa alla Farnesina, il 1516. Nel 1516 era stato redatto questo registro, è un registro di spese, il registro di spese della spenderia della duchessa Lucrezia Borgia. È conservato all'Archivio di Stato di Modena, conoscere la professoressa Diane Ghirardo dell'Università di Los Angeles, e a lei sarò sempre grata perché se non me l'avesse mostrato lei, questo documento sarebbe ancora lì, insomma, dormirebbe insieme ad altri tesori inestimabili all'Archivio di Stato di Modena. In questo altri tesori inestimabili all'Archivio di Stato di Modena. In questo volume venivano annotati non dalla duchessa in persona, ma dalle persone che lei delegava a questo lavoro, dai suoi, quelli che oggi sarebbero i suoi ragionieri, insomma, le persone a questo lavoro, dai suoi, quelli che oggi sarebbero i suoi ragionieri, insomma, le persone che tenevano i conti della sua corte, sono annotate tutte le spese che venivano fatte per mantenere la corte quotidianamente. La corte di Lucrezia erano molte decine di persone. Perché persone? Perché comprendeva prima di tutto i figli. Lucrezia ha avuto, adesso apriamo una parentesi su Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia è morta a 39 anni di età dopo l'ultimo parto. Appunto, nel 1519, l'ultimo giorno dal parto, la bambina sopravviverà per circa un anno e mezzo, 2 mi sembra. Quella era probabilmente la sua 17ª gravidanza. Probabilmente non abbiamo notizie più precise perché tutta la documentazione ci parla spesso di aborti di bambini pochi mesi dopo la nascita. Quindi, insomma, il suo fisico era sicuramente molto, molto provato. Quindi un impegno familiare, insomma, non piccolo, lei aveva sempre tanti bambini intorno, figli suoi e anche bambine che le venivano affidate delle povere orfanelle che lei teneva presso di sé per educarle, per fare loro una piccola dote, poi per trovare il loro marito, ma le venivano affidate anche le figlie delle nobildonne, perché andare alla corte della duchessa era evidentemente una cosa, perché andare alla corte della duchessa era evidentemente una cosa molto ambita. Aveva sempre dei religiosi con sé, aveva il confessore, anche dei predicatori, aveva ospiti anche dei cortigiani di altre
delegazioni diplomatiche che venivano partigiani di altre delegazioni diplomatiche che venivano ospitate lì. C'è un caso abbastanza curioso, un povero francese per il quale vengono acquistate spesso delle uova e dei capponi, e trovo spesso queste spisi in due capponi per il francese a Malà, spiatte per il francese a Malà. Insomma, per moltissime pagine troviamo notizie di questo francese ammalato. A un certo punto scompare, io spero che sia guarito. Altrimenti non so bene che fine possa aver fatto questo francese ammalato. Queste spese sono quasi tutte per la cucina, spese cioè è la lista della spesa come quella di una famiglia molto, molto numerosa, però. Cibo, cibi già cotti, cibi da trasformare, da cuocere, carne, animali vivi, però anche quaderni, la criera che doveva venire a tagliare i capelli ai bambini, la stoffa per fare dei vestiti, i guanti per Don Alessandro, che era il bimbo piccolo che morirà, figlio di Lucrezia e Alfonso, che morirà proprio nell'estate di quest'anno. Insomma, questo registro è una miniera. Registro è una miniera di informazioni che ci fa vedere tutto quello che veniva acquistato per la vita quotidiana da aprile fino a novembre del 1516 a ben riguardo. Quindi abbiamo uno spaccato della tavola e della cucina di Lucrezia Borgia. Per questo che dico che dobbiamo un po' liberarci dell'idea del banchetto fastoso e ricchissimo. La cucina quotidiana era completamente diversa. Del resto c'è tutta una trattatistica che parte da Michele Savonarola. Michele Savonarola era il nonno di Gerolamo Savonarola, il frate domenicano che è immortalato nella statua di fianco al castello a Ferrara, no? Che poi è stato arso sul rogo come eretico. Suo nonno d'Este e dei suoi figli Leonello d'Este e Borso d'Este. Ha dedicato a Borso d'Este un trattato molto importante nel quale gli raccomanda come mantenere la salute, perché la salute del Marchese, poi Duca Borso, era importantissima per lo Stato, e di mangiare poca carne e soprattutto solo carne lessa e non carne arrossita, cioè tutti dei principi di dietetica che sono esattamente l'opposto, e di mangiare con moderazione soprattutto. E questi principi di dietetica sono esattamente all'opposto di quello che potremmo ricavare se i banchetti principeschi fossero all'ordine del giorno. Quindi la tavola della cucina di Lucrezia cosa comprendevano? Carne di vitello, pollame, maiale, grassi animali in abbondanza, lardo, burro e strutto, uova, pesce di fiume, di mare e molluschi. Lucrezia Borgia erano verdure da foglie e da radice in quantità amplissime. Le verdure venivano utilizzate per fare delle zuppe, proprio perché poi lo vedremo un pochino più in dettaglio. Le zuppe e le insalate erano consumate almeno 2 volte al giorno. La corte di Lucrezia c'erano le castagne bianche e marroni e anche i cucchiaroli. I cucchiaroli sono un particolare tipo di castagna secca ma tenera. Cereali moltissimi, farro, riso, panizzo, cioè il panico o panico e il frumento grosso, i legumi, ceci, lenticchie e fagiolini. La frutta fresca, lo zucchero, il miele, che però ho trovato acquistati veramente poche volte, i formaggi e i latticini, le mandorle, le noci, i piatti pronti, le torte, le firtelle, cioè frittelle, queste frittelle, tenetevele in mente perché torneranno alla fine della presentazione, e poi spendeva molto anche per le elemosine. Elemosine di cibo, cioè quasi quotidianamente mandava ad alcuni monasteri della città, quasi quotidianamente mandava ad alcuni monasteri della città abbondanti quantità di uova, di ricotta e di grano, spesso anche di cereali.
per leggerlo in negativo questo registro, cioè quello che Lucrezia non acquistava. Ad esempio, non acquistava quasi mai, tranne in due occasioni, le spezie. Le spezie che tutti crediamo che fossero utilizzate molto. Le spezie che tutti crediamo che fossero utilizzate moltissimo nella cucina rinascimentale. In realtà, le uniche due volte nelle quali Lucrezia Borgia acquista delle spezie è perché ne vuole fare dono al confessore che era suo ospite. Il confessore era un personaggio importante che viaggiava molto, visitava altre corti e quindi andava trattato con i massimi riguardi. E Lucrezia gli fa acquistare per lui delle carriole di legna da ardere, perché così si poteva riscaldare, dell'uva passa, delle mandorle e delle spezie. Quindi non vediamo Marta in cucina comunemente, insomma, neanche per i piatti destinati alla duchessa stessa. Vediamo qualche esempio di queste cose che comparivano sulla tavola di Lucrezia Borgia. Però, insomma, per maggior chiarezza, due cisti di ciliegie brusche da pizzolo curto. E qui mi sono divertita a cercare in alcuni quadri della scuola ferrarese, quindi Garofalo e Dosso, degli stessi anni, le ciliegie brusche col picciolo curto. Secondo me sono le marasche. Una delicata e complessa. Su che cosa fossero questi cogomari, ho fatto una slide apposta, tra un pochino ve la farò vedere. Qui abbiamo le uova, ecco, dozzetto ove, no, non sono frutta. Tutte verdure, però le sottolineate perché queste erano le quantità di uova che venivano usate alla corte di Lucrezia. I ravanelli spesso vengono acquistate per lo piatto della signora. Per lo piatto della signora vuol dire che era una cosa riservata al piatto della stessa Lucrezia. Altre pere moscardine, 4 mazzi di cipolle, 24 pomarante, cioè le arance. Ecco il pesce, anche qui una quantità incredibile, 400 gamberi grossi, quindi un grosso consumo di gamberi. Qui vediamo le pere e forse delle albicocche o delle piccole pesche, non lo so, e delle altre pere. Questo ve l'ho voluto mettere, non parla di frutta e di verdura. Una cosa molto triste, spisi 80 ove fresche in più volte per Don Alessandro, che si adoprò in lo suo male. Questa è la pagina riservata al 9-10 luglio del 1516. Due giorni dopo, il piccolo Alessandro di 2 anni era morto, dopo essere stato malato per moltissimi mesi. E qui, tirano le somme e fanno i conti di tutto quello e pagano il fornitore che aveva portato loro tutte queste uova che dovevano servire a curare questo piccolo figlio di Lucrezia Borgia, che però purtroppo è morto proprio negli stessi giorni in cui si scrivevano queste lettere. A Lucrezia piacevano molto anche le zucche e le cipolle e i cappucci. Eccole qua, zucche e cipolle e capoci per menestre, per di sette. Quindi un acquisto di zucche, cipolle e cappuccio per fare le minestre sotto i meloni, oltre all'ordinario, cioè oltre a quelli che venivano consumati di solito, questo mi ricollego qui a quello che dicevo prima. Ci sono delle cose che non venivano acquistate.
Questa è una di quelle cose. Spingere il melone oltre l'ordinario vuol dire che l'ordinario veniva fornito dall'orto, dai campi intorno. Oltre l'ordinario vuol dire che l'ordinario veniva fornito dall'orto, dai campi intorno alla proprietà di Berriguardo. Se ce ne volevano di più, oltre l'ordinario venivano acquistati. Spisi in aglio, l'aglio frequentissimo nelle sace della cucina rinascimentale, le pomeranze e poi qui in fondo. Quindi un tagliere, una casseruola e tre pentole, quindi una cucina che doveva lavorare molto e aveva bisogno di frequenti rinnovi delle masserizie. Qui una notazione anche sulla salute e la conservazione. Spisi in libre quindes de videlo perché l'oppiatto puzzava, non era conservata bene, viene buttata via e se ne compra dell'altra. Poi, insomma, altre notazioni di minestre, di altre cose. L'ultima in basso, spisi in insalata per la signora, cioè per Lucrezia, e Ravanelli. Volevo far vedere per darvi un po' un'idea anche di come forse poteva essere una cucina rinascimentale, con molte persone al lavoro e delle bellissime pentole di rame, spisi in fare cunzare, cioè aggiustare uno tripiede ferro, il treppiedi che veniva messo nel camino per sostenere le pentole. Qui addirittura c'è quasi una ricetta, spisi in quattro poine, cioè quattro ricotte e sei pan de bottiero e sei pani di burro et latte e bida per le torte. Pani di burro e latte e bida per le torte. Quindi sono delle torte fatte con le ricotta, il burro, latte e le bietole. Del resto, qui vediamo un dipinto di Vincenzo Campi dove stanno appunto facendo una torta con delle bietole dentro e la stanno coprendo con la pasta. Qui c'è anche una signora che sta grattugiando del formaggio e questa potrebbe essere la ricotta e questo è il burro. E questo è un bellissimo grappolo di uva pizzutella. Psiche. C'è una corrispondenza molto interessante. Abbiamo detto che l'anno del registro di spese di Lucrezia Borgia del 1516 è l'anno in cui, su disegno di Raffaello, Giovanni da Udine realizza questi affreschi, è sempre lo stesso, il 1516. Perché tutta la loggia era aperta sul giardino e l'intento era quello di creare una continuità tra l'interno e l'esterno, perché molta della frutta e della verdura raffigurata nella loggia era poi coltivata realmente all'esterno. Qui vediamo in alto l'aglio, la ruta e qui il cappuccio, il cavolo con il suo torsolo dal quale sono state staccate le foglie. Questo è un cavolo cappuccio pulito, senza più le foglie, bello bianco, pronto per essere affettato e gustato. Tra l'altro ci sono anche degli aspetti simpatici nella loggia di Amore Psiche. Questo è una noce di cocco. Questo è una noce di cocco, le noci di cocco hanno quei tre puntini neri sopra e qui il pittore ce la trasforma una noce di cocco in una specie di caricatura, trovo insomma, molto divertente questo dettaglio. Nella loggia di Amore Psiche c'è anche divertente questo dettaglio. Nella loggia di Amore Psiche c'è anche prodotti che vengono da lontano. Questo qui in basso in realtà viene dal vicino, viene dal, insomma, dall'Oriente ed è l'aloe. Questo è proprio il mais che siamo nel 1516 era arrivato da pochissimi anni dall'America. Il fatto che Agostino Chigi l'abbia fatto raffigurare qui è una dimostrazione di potenza e della sua abilità nei commerci. Lui vuol dimostrare che conosce già una cosa che arriva dal Nuovo Mondo. Arriva anche questa. Dunque, abbiamo detto che Lucrezia Borgia amava molto le zuppe fatte con le zucche. Questa è la zucchina, quella che coltiviamo anche noi nei nostri orti, solo che ha la forma rotonda e un po' ovale invece che allungata come quella delle zucchine da fare i piedi. Cucurbita pepo arriva dall'America. Quindi non era questa la zucca che usava Lucrezia Borgia.
Sempre dall'America, queste sono tutte immagini dalla loggia di Amore Psiche da Villa La Farnesina a Roma. Queste due a sinistra sono due cucurbite maxime dall'America. Dalla cucurbita maxima, questa qua sotto, deriva la zucca ferrarese da Cappellacci, e questa qui sopra è la nonna, diciamo così, per semplificare molto, della zucca marina, quella diffusa nel Veneto, la zucca marina di Chioggia. Le uniche zucche prima della scoperta dell'America, prima dell'importazione dall'America, sono queste, le diverse varietà della Lagenaria siceraria, che sarebbe la zucca bottiglia, questa qui è la zucca bottiglia, questa qui è la zucca, quella che chiamano anche zucca genovese o ligure da pergolate, insomma. Sono bianche lunghissime, adesso non so, il nome volgare varia moltissimo da regione a regione. Ecco, qui un'altra parentesi. Vi avevo detto di tenervi a mente il cetriolo. Allora, quello a destra è il cetriolo. Allora, quello a destra è chiaramente un cetriolo che si chiama cucumis in latino. E questo qui sopra è chiaramente un cucomero che si chiama Citrullus lanatus. Abbiamo visto che Lucrezia Borgia aveva comprato 34 cogomari. Non sappiamo però se lei come cogomari intendesse il cocomero o il cetriolo. Teniamo presente che ancora oggi in inglese cetriolo si dice che ancora oggi in inglese cetriolo si dice cucumber, quindi assomiglia molto al nome del cocomero. Ho cercato lumi, cioè questa qui è una cosa che forse potrebbe stimolare anche l'archeobotanico, il professor Marchesin, insomma, perché il problema è che noi, botanico, il professor Marchesin, insomma, perché il problema è che noi adesso abbiamo la nomenclatura binomia, quindi sappiamo esattamente, quando diciamo un nome in latino, sappiamo esattamente che pianta era. Però quando nel Rinascimento si diceva un cocomero, non sappiamo bene se fosse un cocomero o un cetriolo, si diceva un cocomero, non sappiamo bene se fosse un cocomero o un cetriolo. Ho provato a consultare un bellissimo volume uscito nel 2018, mi sembra, la Ferrara ai tempi di Ercole d'Este, che è stato pubblicato dall'insegna del Giglio, e c'è un articolo di Giovanna Bosi e della Marta Bandini Mazzanti dell'Università di Modena. Hanno trovato un seme di Citrullus lanatus all'interno di una vasca che hanno scavato, una vasca della fine del 400, un solo seme di Citrullus lanatus, quattro semi di Lagenaria, che è la zucca bottiglia, diciamo sì, diciamo così, e invece circa 1 miliardo di semi di Cucumis melo. Cucumis melo, che è lui. Ecco, io questo melone lo trovo veramente bellissimo. Questo è, ed era sicuramente quello. Però, insomma, io continuo ad avere il dubbio su che cosa fossero i 34 cocomari cogomari, anzi, che aveva acquistato per la sua corte. Bene, ormai sto finendo. Vi avevo detto di tenervi a mente le firtelle. Ecco, torniamo al discorso che vi ho fatto culturale e sull'eredità culturale che possiamo recuperare guardando le cose di ogni giorno, le cose di ogni giorno della poesia di Rodari, della canzone di Sergio Endrigo. Questa è una ricetta di Cristoforo da Messisburgo, tratto appunto da cosa fosse questa pasta tedesca. Nella prima riga vedete in altro pasta tedesca fatta in diverse armi, cioè che ha diverse forme. Nella spiegazione sottolineata in rosso dice che bisogna prendere una padella molto calda, e abbi i ferri ben netti, cioè dei ferri molto puliti, e ponli a scaldare in detta colla, cioè dentro una pastella, e poi li tonerai nella padella e si spiccheranno dai ferri, eccetera. Non ho mai capito bene che procedimento fosse dei ferri che vanno scaldati nell'olio e poi vanno messi nella pastella e poi rimessi nella padella. Un giorno del tutto casualmente mi suona e poi rimessi nella padella. Un giorno del tutto casualmente mi sono imbattuta su un video su YouTube che
insegni che mostrava queste frittelle fatte con questo ferro. Il ferro è questo qua in cima e le frittelle sono queste e il procedimento è esattamente quello che viene descritto da Cristoforo da Mrs. Bugo. E nel libro di spese di Lucrezia Borgia del 1516 lei ci dice che, cioè lei ci dice, insomma, faceva acquistare, cioè lei ci dice, insomma, faceva acquistare gli stessi ingredienti che elenca Mrs. Bugo, cioè il latte, le uova e la farina per fare queste firtelle. Io ho preso la ricetta di Mrs. Bugo, mi sono procurata questo ferro strano che ho trovato sul mercato antiquario su eBay in America e queste bellissime firtelle, scaldando il ferro nell'olio bollente, immergendoli nella pastella, poi li rimetti nell'olio e alla fine si staccano queste meravigliose firtelle. Non ho trovato nessuna raffigurazione rinascimentale della strumentazione per realizzare questo piatto, fotografia dei primi anni del Novecento. Il ferro è questo qui, insomma, abbastanza simile a quelli che ho trovato io. Ecco, adesso vi faccio, volevo farvi vedere una cosa, chiudo la presentazione e ve la faccio vedere. Questo è un minimo di bibliografia. Questo è un fine pasto del 1530, i confetti, la frutta candita, le olive, i finocchi canditi, il grappolo d'uva, la saliera d'oro in questo caso e una bellissima gelatina a forma di crostata. Bene, adesso cerco di tornare, di farmi vedere se riesco. Betta, come faccio a farmi vedere qui in mezzo? Mi interrompi con Così. Così. sotto. Sì. Perché non sono qua in mezzo? Vi volevo far vedere le mie frittelle. Noi ti vediamo. Ah, mi vedete grande? Ah, va bene. Allora, io oggi per voi ho fatto le frittelle. Eccole qui, con la ricetta cinquecentesca, vedete sono di tutti i tipi, e ci sono anche quelle cave, perché la ricetta del Cinquecento, quella che forse usavano nella cucina di Lucrezia Borgia, insegna a fare anche quelle cave con lo stampo, e dopo dice, mi farvela assaggiare, ma insomma per questa volta, guardate che bella questa forma di stella, e le ho fatte utilizzando questo che è il ferro da scaldare nell'olio. È una cosa incredibile perché è pasta tedesca. Adesso vengono vendute come una cosa tradizionale della Svezia. Quindi io non so quale sia il percorso che ha fatto questa vecchia ricetta per passare da un testo di cucina rinascimentale ferrarese a diventare pasta tedesca e ad essere di cucina rinascimentale ferrarese a diventare pasta tedesca e ad essere poi venduta, vi ho portato anche la scatola. Questa è la scatola nella quale viene venduta questo strumento ed è caratterizzata da queste due figure, cioè è caratterizzata da queste due figure, cioè è con una vecchia fotografia, quindi si sottolinea anche nella commercializzazione di questo oggetto il fatto che sia una cosa tradizionale antica. È un bellissimo percorso, insomma, si trova in America, dicono che è una cosa svedese e nel 500 la chiamavano pasta tedesca. Bene, direi di avervi, spero, annoiato non troppo, solo moderatamente. Adesso se qualcuno ha da fare qualche altra domanda, sono qui, insomma. Bene, direi grazie anche per questi aspetti in cui ha messo in rapporto praticamente l'iconografia con diciamo, ricette e anche come purtroppo ha potuto farci vedere, ha riproposto e rielaborato seguendo appunto le ricette dell'epoca.
Io frittelle riusciamo a mangiarne anche di persona, anche se la situazione non è delle migliori, però io confiderei che quest'estate, insomma, si potrebbe valutare se provare a fare un evento in cui la frittella potrebbe essere, diciamo, il tema centrale dell'incontro. Ecco, non voglio rubarvi altro tempo, io lascerei la possibilità alle persone di fare le domande, eventualmente possono accendere il microfono, mettersi in video e fare la domanda a Federica, che è buona. Ecco, alcuni, Federica c'è anche in chat, se vuoi le chat vuoi che le legga io? Aspetta.